Allora, stiamo andando, vabbè, al festival, vi farò vedere nei prossimi giorni un po' di roba e intanto volevo approfittarne per registrare questa piccola recensione molto veloce, no spoiler, quindi tranquilli, non ce ne saranno di spoiler, su una serie TV uscita stamattina, che ho recuperato già, per la durata di 6 episodi, tutti di circa un'oretta. Stiamo parlando di una serie TV coreana, La Casa di Carta Corea, che è il remake appunto della serie originale spagnola, che è stata un evento enorme per tantissime persone. A me personalmente la prima serie, l'originale, quella spagnola, era piaciuta solo nelle prime due stagioni. Le ultime tre le ho trovate davvero pessime, tremende. E quindi io pongo un quesito. C'era davvero necessità di un remake? No. Però questo remake è valido? È anche meglio dell'originale. Questo perché La Casa di Carta Corea ha dei punti di sviluppo maggiori. Prima di tutto ha un lato tecnico davvero più bello. Già dalla regia alla fotografia, una fotografia fantastica in certi punti, soprattutto nel primo episodio, soprattutto fuori dalla, diciamo, dalla banca. E in altro piano abbiamo l'idea politica, perché La Casa di Carta spagnola soffriva di una trama davvero frivola, nel senso che ci sono questi che entrano nella zecca e fermano tutti. Qui è molto più interessante perché si gioca anche sulla divisione di Corea del Nord e Corea del Sud. In generale è una suddivisione molto molto interessante, secondo me, come è stata affrontata, come sono stati affrontati i vari personaggi. Abbiamo sempre i classici Tokyo, Denver, Nairobi, e sono tutti però davvero resi bene. Anche gli attori, che sono asiatici, tra l'altro quello che fa Berlino è proprio l'attore del cattivo di Squid Game. E quindi diciamo che Netflix, già da Alice in Wonderland, poi vabbè, con Squid Game è arrivata la summa, poi sono usciti All My Friends Are Dead e sono state rinnovate tutte queste. Diciamo che sta sfruttando tantissimo l'onda di prodotti coreani, soprattutto seriali. Ci sono anche dei film che escono. Però io devo dire che in questo caso, La Casa di Carta Corea riesce a vincere dove fallisce la stagione originale, risultando perciò un prodotto che se ha le stesse basi del prodotto originale riesce a vincere soprattutto di tensione, perché la tensione della Casa di Carta originale era più una tensione da telenovelas, qui è una tensione tangibile che ti mette anche all'allerta ad un certo punto, e con dei personaggi ben scritti, interessanti. Davvero, io sono stupito perché sinceramente mi aspettavo, vabbè, sì, qualcosa di superiore alla prima Casa di Carta, perché vabbè, non ci vuole molto per essere meglio della prima. Però non mi aspettavo una serie valida come questa, una prima stagione molto valida. A quanto ho capito, questi sono solo i primi episodi, ne usciranno degli altri. Però devo dire che finora, almeno questi sei che ho visto, probabilmente se va bene, andrà bene, la rinnoveranno per una nuova stagione, sono un ottimo modo per andare avanti. Quindi, per carità, il remake, come ho sempre detto, è un po' una trovata per guadagnarci, anche questo sarà solo fatto per guadagnarci, però ci hanno mirato bene, ecco, almeno c'è un qualcosa, c'è un sottotesto politico, c'è un sottotesto sociale, anche sfruttando l'importanza dei sottotesti nella Corea, appunto, che è davvero davvero interessante. Devo dire, una serie TV che calza a pennello nel periodo in cui siamo, in cui La Casa di Carta è molto seguita, è stata molto seguita perché ormai è finita per fortuna. I prodotti coreani sono al massimo dell'attenzione del pubblico e quindi finché il pubblico si abitua a queste mentalità diverse, perché è molto influenzata anche dalla mentalità politica e sociale coreana, devo dire che si va bene.